Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siamo tutti in attesa che le aziende produttrici di droni riescano a produrre un drone sotto i 250 grammi che faccia da competitor a DJI Mavic Mini, quando invece tutte ormai si stanno lanciando nei droni professional, cioè questi droni con diciamo caratteristiche pazzesche per uso professionale, ma non professionale cinematografico, ma professionale per varie situazioni critiche, per uso militare, quindi dei droni incredibili. Che però a noi comuni mortali non interessano, se non dal punto di vista del fascino di queste macchine veramente pazzesche e che ci fanno capire a che punto sono arrivati questi meravigliosi oggetti volanti. Questa volta è il turno di Skydio, che dopo il aver prodotto lo Skydio 2, questo drone fantastico, anche se in Europa non esiste praticamente, perché è disponibile solo in America, quindi lo si può acquistare solo da là, non ha un mercato europeo, questa volta sta per lanciare sul mercato una versione davvero aggressiva di questo Skydio, che si chiama Skydio X2. Come Parrot ha lanciato da poco più di 10 giorni, Parrot Anafi USA, questo drone incredibile con caratteristiche pazzesche, che vola anche quando piove, con una fotocamera tripla, cioè veramente un drone incredibile, anche quello per uso professionale, per diciamo situazioni di lavori davvero complicati, lavori critici, e per uso anche militare. Anche Skydio sta diciamo seguendo la stessa strada, che poi è la strada intrapresa da DJI con il DJI Mavic Enterprise. Quindi adesso ci sono questi tre droni che hanno caratteristiche più o meno simili, anche se qualcuno fa qualcosa di più, qualcosa di meno, ma tutti hanno dichiarato guerra a DJI dal punto di vista dei droni professionali e anche un po' militari. E questo Skydio X2 ragazzi è incredibile. Allora, non è ancora disponibile per l'acquisto, neanche per il preordine, quindi non si sa il prezzo, però si sanno tutte le caratteristiche. È un drone fatto con un telaio in carbonio, bracci richiudibili, quello che non ha lo Skydio 2 diciamo ad uso normale, chiamiamolo così. Ha una fotocamera che è in grado di inclinarsi di 180 gradi, quindi verso il basso e verso l'alto, ha il sensore a 360 gradi come lo Skydio 2 e in più ha una fotocamera doppia, una termica con una risoluzione 4 volte superiore a quella del DJI Enterprise, perché il punto di riferimento ormai è sempre DJI. Come Parrot aveva dichiarato una guerra commerciale verso DJI con il Parrot Anafi USA, facendo una pubblicità di non fidarsi di acquistare un drone cinese, qua anche Skydio come punto di riferimento di paragone prende sempre un prodotto DJI. Quindi stavo dicendo, una fotocamera termica 4 volte superiore a quella del DJI Enterprise, poi una fotocamera classica dal punto di vista video ma con uno zoom 100x, quindi ragazzi uno zoom paura, che è in grado di registrare in 4K, ma che sfrutta però anche tutte le telecamere che ha attorno il drone, perché come sapete lo Skydio 2 è in grado di avere questo aggiramento degli ostacoli perché nell'estremità dei suoi bracci ci sono delle fotocamere. Queste fotocamere analizzano l'ambiente e danno appunto allo Skydio 2 questa diciamo incredibile reazione e precisione negli spostamenti quando ha il volo automatico di andare a schivare gli oggetti. Quindi ovviamente questa cosa è stata implementata anche in questo Skydio X2 e in più è stato tutto però agglomerato in come se fosse una fotocamera, se vogliamo, unica, nel senso che è in grado di registrare video a 360 gradi in 4K. Quindi questo drone è pazzesco, non dà solo una visibilità a chi lo sta pilotando frontale, ma dà una visibilità a 360 gradi e in più con uno zoom da 100x, quindi davvero incredibile. Un range di 6,2 km, quindi sì, un range non stratosferico, nel senso che un range che bene o male stanno raggiungendo tutti i droni di alto livello. Poi qua stiamo parlando di FCC, perché comunque è un drone che tanto non è importato in Europa, quindi la modalità CE non c'è, non è neanche dichiarata, quindi in FCC farà 6,2 km. Le batterie dureranno circa 35 minuti, che ormai è diventato lo standard un po' dei droni di ultimissima generazione. E poi cos'ha questo fantastico drone? La possibilità di avvicinarsi agli ostacoli, o meglio agli oggetti, fino a mezzo metro, perché appunto essendo un drone per fare anche ispezioni e cose del genere, ha una modalità davvero lenta e di precisione che permette a chi lo pilota di avvicinarsi fino a mezzo metro appunto da quello che si vuole inquadrare. E in più all'esterno dei suoi bracci non c'è dei LED classici, quelli diciamo segnaletici che hanno tutti i droni, che per segnalare in base al colore che fa il LED cosa sta facendo
dicendo il drone o via dicendo, o appunto una segnaletica del drone. No, è proprio una illuminazione, nel senso che diciamo che all'estremità dei bracci, dove ci sono le fotocamere per intenderci, ci sono proprio delle luci che vanno ad illuminare l'ambiente per un volo notturno. Quindi riesce a creare un'illuminazione per quando si vola al buio e avere comunque una visuale e avere comunque la possibilità di guardare quello che si sta cercando o quello che si vuole andare ad analizzare. Quindi davvero davvero pazzesco anche da questo punto di vista. Poi ovviamente tutto quello che è dal punto di vista dei voli automatici, incredibile, perché Skydio 2 già lo era, e qua ovviamente è migliorato il tutto con un software nuovo. Un'altra cosa che è stata implementata in questo Skydio X2, che non c'è nello Skydio 2 classico, è un display all'interno del controller, sì, perché non c'è bisogno ovviamente di montarci un telefono, abbiamo un bel display grande ed è pure touch, quindi abbiamo tutto nel nostro controller, non c'è bisogno di andare ad installare un telefono. Quindi davvero un drone super completo. E in più, per concludere, è stato implementato un software di scansione 3D. Ovviamente rimane tutto più semplice rispetto agli altri droni, perché avendo queste fotocamere a 360 gradi, anche diciamo ricreare un ambiente con un software 3D è sicuramente ancora più avanzato e più preciso rispetto a un drone con una fotocamera solo anteriore. Quindi ragazzi, cosa dire, in attesa che qualche azienda produca finalmente un'alternativa al DJI Mavic Mini e ci dia la possibilità di scegliere anche al di fuori di DJI in quella categoria, per adesso dobbiamo stare a guardare questi droni incredibili di uso super professionale con prezzi pazzeschi, perché se prendiamo ad esempio il Parrot Anafi USA costa circa 7.000 euro, una cosa del genere, cioè veramente cifre pazzesche, e questo Skydio X2 non è ancora dichiarato il prezzo, ma sicuramente non è un drone economico, o meglio un drone per tutti. Però è sempre affascinante anche per noi comuni mortali vedere fino a che punto sono arrivati questi fantastici droni. Cioè io veramente ragazzi, quando vado a leggere le caratteristiche tecniche o guardo cosa sono in grado di fare questi droni al giorno d'oggi, anche se comunque costano tanto, però non sono un prodotto creato in pezzi limitati solo per determinate, cioè se uno ha un'attività che sfrutta queste caratteristiche lo può tranquillamente acquistare. Quindi è un prodotto che diciamo alla portata di tutti dal punto di vista della disponibilità, ovviamente non serve a tutti e il prezzo non lo rende accessibile a tutti, però se uno lo vuole acquistare può acquistarlo, e ha un prodotto davvero davvero incredibile. Cioè davvero questi droni ad uso professionale hanno raggiunto i livelli pazzeschi. Quindi ragazzi, se questo video in cui vi ho portato sul canale questa novità, questa anteprima dello Skydio X2, questo drone incredibile ad uso professionale e militare, vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto, e se vi va ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, un'accensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao.